Vigilia di una partita sicuramente diversa dalle altre, il derby con il Perugia. Siamo con il direttore sportivo Nello Cutolo. Perché Nello, anche per te questa è una partita particolare, perché comunque sei un ex, hai giocato una stagione a Perugia, una stagione nella quale tra l'altro per un breve periodo c'è stato anche come allenatore Paolo Indiani. Cominciamo da questo, che ricordi hai di quell'annata? Sì, diciamo che fu una stagione particolare perché partimmo con delle ambizioni incredibili, dove la società fece degli investimenti per cercare di vincere il campionato e per ritornare in Serie B. Purtroppo, ecco, proprio alla vigilia del campionato ci furono le dimissioni appunto del mister Indiani e fu un'annata abbastanza turbolenta, perché da partire con un obiettivo di vincere il campionato a salvarci l'ultima giornata. Tra l'altro c'è un aneddoto che si affrontarono i due allenatori, fratelli Giovanni e Dino Pagliari, e quindi ecco, ci fu un'annata, ecco, un po' balorda, però sì, personalmente è stata un'annata difficile ma anche bella perché è un ambiente dove comunque ti trasmette tanto. Tra l'altro, ecco, ci salvammo un po' con la vittoria nel derby lì di Terni e niente. Poi è normale che a fine stagione si fecero delle scelte diverse perché la società ebbe delle difficoltà e si cambiò. E per quanto riguarda la partita di domani, è una partita importantissima sia dal punto di vista della classifica, ma soprattutto dal punto di vista, ecco, emotivo, perché è un derby che ritorna dopo 3 anni, tra l'altro con la presenza del pubblico, perché l'ultimo l'ho fatto io in campo. E non è la stessa cosa non avere sia i tifosi nostri che quelli ospiti, e domani ci sarà, come si prevede, ecco, una bella cornice. Ci sono delle motivazioni altissime per questa partita qui, ma io penso che noi ci presentiamo, arriviamo veramente con grande carica a questa partita. E queste sono quelle partite che le frasi fatte del calcio dicono si preparano da sole, invece in realtà vanno preparate meticolosamente. Infatti la squadra ha fatto un lavoro importante in questa settimana. Sì, perché tra l'altro intanto affrontiamo una delle prime della classe, quindi il Perugia si sa, è una squadra costruita per i vertici di questo campionato e sta rispettando magari, ecco, la classifica, perché è terza in classifica. E sì, al di là delle frasi fatte, noi ci sono delle motivazioni che ci devono spingere oltre alle frasi fatte, ripeto, perché abbiamo bisogno di punti assolutamente, perché è una partita che ci aspettiamo comunque delle risposte importanti proprio dal punto di vista, ecco, emotivo. Non è che non ci sono state in questo corso di campionato, ma sono partite dove veramente bisogna curare nel minimo dettaglio. Poi personalmente ognuno si carica a modo proprio, però è normale che c'è da prendere con le pinze tutte le situazioni perché è un avversario forte. Ecco, l'epilogo della partita di Sassari ovviamente è stato amaro, però la partita ha detto anche tante cose importanti sul carattere, ma anche sulla qualità della squadra. Ma devo dire che la squadra non si è mai tirata indietro, ha dato sempre delle risposte importanti. Poi ci sono delle situazioni a volte, ecco, dove sei più fortunato o meno fortunato e magari anche con qualche errore durante un percorso che fa parte del gioco. Noi ci portiamo dietro una reazione incredibile, dove veramente a fine partita di Sassari ero più dispiaciuto per quello che avevano trasmesso proprio i ragazzi in campo, perché avrebbero meritato un risultato diverso. Certo, inizialmente si è sofferti, però siamo stati talmente bravi a entrarci in partita e portarla a termine, dove poi purtroppo, ecco, ci sono degli episodi che poi non puoi controllare e dispiace. Però noi dobbiamo ripartire da quell'atteggiamento lì, da quella voglia lì, come si è sempre fatto. Perché è pur vero che la classifica ci dice che siamo in linea con quello che ci siamo detti, ma possiamo anche recriminare che personalmente la qualità della squadra avrebbe meritato anche qualche punticino in più.